Mirë, jemi rikthyer në program dhe kam kënaqësinë që këtë të premte ta mbyllim javën me një personalitet shumë të dashur për publikun italian, por edhe shumë të dashur për publikun shqiptar. Në fakt, rrugtimin e tij e ka nisur nga një radio në qytetin e Firenzës, ashtu sikurse e ndjeva të përbashkët këtë të shkuarën tonë, edhe unë nga një radio e Firenzës kam nisur dhe më pas çdo gjë vijoi në një mënyrë krejt normale për anën e ti televizive. Do të thoni ju pse, unë në fakt prej shumë kohësh e kam ndjekur karrierën e ti, ashtu sikur se dhe publiku shqiptar. Ai është një nga prezantuesit më të dashur që ka nxjerë Italia, ka prezantuar shumë herë Sanremo, ka pasur shumë emisione të përditshme, kuice të përditshme. Kështu që un kam nderin dhe kënaqësi t'ju prezantoj me një personalitet i cili për herë të parë për mediat shqiptare do të japi intervistën e tij ekskluzive. Me ne do të jetë sot Carlo Conti. Buongiorno Carlo. Atëre, un kam kënaqësi të kem Carlo Conti. Carlo, buongiorno. Buongiorno Evi, come va? Grazie per aver accettato l'invito, è veramente un grande grande piacere per me. Il piacere è tutto mio. Allora, la prima domanda per te è veramente cosa è stato il qual è stato il primo pensiero quando hai sentito che una radio nazionale albanese ti sta chiedendo un'intervista? Mendimi pari që ka pasur kur dëgjoj për një radio shqiptare që donte një intervistë. Beh, un grande onore, un grande piacere per il legame fantastico e l'amicizia che c'è tra i nostri due popoli e perché so quanto anche Rai 1, per esempio, viene seguita proprio in Albania. Quindi è una gioia sapere che una radio albanese così importante è interessata a parlare con me. Shumë i lumtur sepse e din që ka një lidhje shumë të fortë Shqipëria me Italinë dhe patjetër Rai 1 është një kanal që është shumë i ndjekur nga shqiptarët. Ma se mai stato in Albania, ka qenë ndonjëherë në Shqipëri? No, non ho avuto questo onore, però è uno dei paesi che ho voglia di visitare. Deri tani s'ka qenë në Shqipëri, po ka dëshirë të vita vizitoj. Allora, noi abbiamo un passato condiviso, possiamo dire, perché tutti e due abbiamo iniziato da una radio fiorentina, da Firenze. E la radio poi si è trasformata in una cosa televisiva. Mi dici quando è importante partire da una radio? Come ti ha aiutato? Ne të dy kemi pasur një të përbashkët, kemi filluar nga një radio e Firenzës dhe sot karrierët tona janë televizive dhe jo vetëm. Sa e rëndësishme është të nisësh nga radio? Beh, sai, io ho iniziato molti anni prima di te quando iniziavano le prime radio fiorentine, però la radio è fondamentale, la radio è un passaggio determinante per la carriera perché ti insegna un sacco di cose, ti insegna il ritmo, ti insegna a parlare e basta ad usare la parola, non hai l'aiuto della descrizione di quello che hai intorno e quindi la radio è una scuola fondamentale secondo me. Si pas Carlo, se shumë e rëndësishme të nisësh karrierën tënde nga radio pasi të mëson të flasësh, të kesh një ritëm dhe të përdorësh vetëm fjalën. Carlo, poi la tua carriera è andata in TV. La radio è rimasta nel cuore, però la TV ha preso molto di più del tuo tempo. Hai condotto più di tre volte, se non mi sbaglio, Sanremo, no? Sì, sì, sì. Poi c'è L'Eredità, poi c'è tantissime trasmissioni che anche in Albania vengono seguite, te lo posso garantire. Immagino anche tale quale. I migliori anni. Rimaniamo un po' su Tale Quale. Ha già iniziato le nuove puntate di Tale Quale, però con persone non famose. Sì, ecco, sì, sì, parliamo un po' di questo. Persone comuni che hanno però questa grande passione e sono bravissime nell'imitare qualche cantante, sia italiano che straniero. E quindi fino a sabato 4 andremo in onda con questi Tali e Quali. Poi ci sarà la settimana di Sanremo e poi torneremo dopo per due sabati sera con Tale e Quale a Sanremo. E quindi canteremo solo canzoni sanremese, ma questo lo faremo di nuovo con i VIP. Tale e Quale, në fakt është programi i ri që është në Rai 1 çdo të shtunë nga Carlo Conti. Në fakt do ketë një pauzë vogël për sa i përket Sanremos dhe në fund do këndojnë dhe këngë të Sanremos në Tale e Quale. Ho parlato per Sanremo, Tale Quale, Eredità, I Migliori Anni. Carlo, dove ti senti meglio te? Në cilin program di esh më mirë? Ma no, io passo abbastanza facilmente da programmi più leggeri a programmi più impegnativi come I Migliori Anni dove c'è un racconto oppure il quiz. Sono vari anime, vari modi
di essere te stesso e ti puoi adattare poi. La cosa importante è che io sono autore delle cose che faccio e quindi me le cucio addosso, me le preparo addosso come se fossero un abito. Ai në fakt ndihet mirë në të gjitha programet që bën, për sa i përket dhe autorësisë që mban sa herë që ai qep mirë një program. Tutti abbiamo un sogno, Carlo. Spesso anche quando abbiamo realizzato i migliori sogni, i più grandi sogni. Per esempio, se mi chiedi qual è il mio sogno, è presentare o cantare a Sanremo. Il tuo quale sarebbe? No, Ciao io Andrasca. per mia fortuna non ho mai vissuto con dei sogni, con degli obiettivi, ma sempre che lasciare che le cose arrivassero in maniera naturale. Il sogno era fare questo lavoro, io faccio questo lavoro e quindi mi reputo una persona fortunata. Non ho particolari sogni se non continuare così. Ai nuk ka ëndra, nuk ëndërron, po punon fort për këto, sepse pasi i ka realizuar shumicën e tyre. Ma se ti dico Non so se è facile da tradurre in albanese, ma io in questa fase, in questo momento della mia vita, desidero tutto quello che ho e ho tutto quello che desidero. Dëshiron Quindi tutto io ho ciò che ha tutto. ed ha atto che dëshiron. Quindi tu hai raggiunto delle cose che vuoi e vuoi rimanere qui dove sei, magari arrivando ad altri obiettivi. No, sto bene così. Mi piace questa cosa, anzi, ho lasciato molte cose perché ho fatto una scelta di vita, per esempio lasciare l'eredità, il programma quotidiano tutti i giorni, e preferito lasciare Roma, tornare a vivere a Firenze e stare più vicino alla mia famiglia. Ai në fakt ka bërë disa zgjidhje të ndryshme, kalon Ereditan, që është një program i përditshëm, edhe ka zgjedhur të jetojë në Firenze. Quindi ti troviamo a Firenze in questo momento? Sì, sono a Firenze in questo momento, sì, è la più bella città del mondo. Attualmente ndodhet në Firenze, nel qytetin më të bukur të botës, edhe unë do e konfirmoj. Carlo, no. E tra l'altro c'è un legame stretto, io ho molte, uno dei grandi architetti fiorentini ha costruito lo stadio a Tirana. Sì, è vero, è vero. Confermo, ogni E poi architetto. io ho un grande legame con un grande amore perché ho avuto la fortuna di lanciare in qualche modo nel mio festival di Sanremo un grande cantante che è di origine albanese, che è Ermal Meta, Esattamente, Ermal che è Meta. fortissimo, Në fakt ai në una këtë moment persona straordinaria. po kujton edhe faktin që arkitekti i stadiumit ton është nga Firenze dhe gjithashtu ka kujtuar dhe ditët që ka prezantuar në Sanremo Ermal Metën. Ermal Meta è stato anche il nostro ospite, è una persona molto molto carina e di talento, quindi ti Sì. ringrazio per aver parlato di lui. Carlo, prima di salutarti, voglio specialmente per i giovani che magari hanno sogni, obiettivi e tanto lavoro da fare. Qual è il tuo consiglio per arrivare ad un successo degno come il tuo? Ciao Ma cuscina prima di Sjepsot. tutto. Ah, traduci. Ciao cuscina Sjepsot të rinve për të arritur ëndrat dhe obiettivat që kanë për të pasur dhe një punë të denjë si që ka i. Non mollare mai, coltivare sempre i propri sogni, non abbattersi, non demoralizzarsi quando ci sono le prime delusioni, credere in se stessi e comunque cercare di raggiungere il massimo livello delle proprie possibilità. Non stare a guardare cosa fanno gli altri. Se tu vuoi fare il calciatore, non guardare quello che arriva alla massima serie. Può darsi che tu sia felice lo stesso con al massimo delle tue possibilità arrivare in una serie inferiore, ma comunque rimani sempre forte al massimo delle tue possibilità. Poi,